Le capsule molli devono essere assunte preferibilmente la sera per avere il massimo risultato al mattino seguente. E comunque devono essere usate il meno frequentemente possibile e per non più di 7 giorni. In coperta, gran filibustieri! Il capitano Jack Sparrow è tornato. Beviamoci su. Mi chiamo Alessandro Campaiola. Il nostro mondo è rimasto esposto a nuovi episodi e io sono l'unico abbastanza veloce da doppiarli. Io sono la voce di Flash. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi argomento che c'entro o non c'entro con il canale, perché si sa, i libri molte volte vengono trasformati in film o serie TV, principalmente all'estero, ma che poi vengono doppiati anche in italiano. E quindi ecco a voi i miei 4 doppiatori italiani preferiti. Il primo è Francesco Pezzulli, che è nato il 15 maggio 1973 a Napoli ed è attore, doppiatore e direttore del doppiaggio. È conosciuto principalmente per la voce di Leonardo DiCaprio da Titanic in poi, e grazie a Titanic ha vinto una Legge d'Oro nel 2004 e un altro nel 2013, sempre con un film di DiCaprio, però non mi ricordo quale. Ed è anche, pensate, la voce dei Romeo di Radio DJ, Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Per me, ragazzi, Pezzulli è il dio del doppiaggio. È un dio del doppiaggio. E ho detto tutto, anche perché DiCaprio è il mio attore preferito. E ho visto praticamente quasi tutti i film di DiCaprio in italiano, proprio per Pezzulli, perché secondo me no Pezzulli, no DiCaprio. Il secondo si avvicina tantissimo a Pezzulli, però diciamo che è un gradino più basso, ed è Fabio Boccanera, nato il 28 ottobre 1964 a Roma, e lui è semplicemente un doppiatore, però un doppiatore con le sue capacità, diciamo, con i suoi vantaggi, perché è la voce di Johnny Depp, un altro attore che io amo tantissimo, e lui ha vinto 2 volte la voce maschile dell'anno nel 2005 e nel 2007 ed è arrivato 4° per Lucio Avendola nel 2008. Per me lui è un grandissimo doppiatore, brevissimo, anche in questo caso no Boccanera, no Depp, ci ha detto tutto. E solo che Pezzulli ha qualcosina in più, però niente da togliere a nessuno. Un altro doppiatore giovanissimo che mi piace tanto è Alessandro Campaiola, che è nato il 19 novembre 1992 a Roma. È semplicemente doppiatore ed è figlio di Monica Ward, che diciamo che ne parleremo dopo di lei. Il fratello di Federico Campaiola, anche il doppiatore. Ha doppiato tantissime cose, veramente bizzeffe di personaggi, però diciamo che io l'ho conosciuto grazie a Flash, alla serie TV di Flash, perché lui è proprio il doppiatore di Barry Allen. E adoro. Ma non solo, perché è anche doppiatore di Michelangelo delle Tartarughe Ninja, che era il mio preferito. Ovviamente io ero piccolina, non capivo ancora niente di queste cose di doppiatori, però mi piaceva tantissimo Michelangelo e ho scoperto che era il doppiatore, quindi cioè, adoro tantissimo. E ultimamente sto guardando anche L'Attacco dei Giganti, è uscita da poco la 3ª stagione, e diciamo che stavano uscendo le puntate in italiano, e lui è il doppiatore di Eren Jaeger, non so come cazzo si pronuncia il cognome di Eren, comunque è il doppiatore di Eren nell'Attacco dei Giganti, e secondo me in quell'anime lui si è superato, perché doppiare Eren non è poi così semplice come si pensi. Ultima e non meno importante, ovviamente, come dicevo prima, è Monica Ward, che è nata il 5 agosto 1965 a Roma. Lei, come Pezzulli, è attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio ed è figlia di Alejandro Ward, che è un doppiatore molto molto famoso, e se non lo conoscete fatevi una cultura.
ed è sorella di Luke e Andrea Ward, che anche loro hanno intrapreso questa strada tra recitazione e doppiaggio. Ovviamente anche lei nei suoi anni ha fatto tantissimi personaggi, tantissime cose, non posso neanche dire quante perché sono veramente tantissimissime, però diciamo, è conosciuta maggiormente, forse conosciuta solo per quello, e a me dispiace tanto perché lei per me come Pezzulli è la dea, quindi c'è Dio che è Pezzulli, la dea che è Monica Ward. E mi dispiace, dicevo, perché è conosciuta probabilmente solo perché è la voce di Lisa Simpson. E quindi se vi capita di vedere qualcosa da lei doppiato, sarebbe bellissimo vedere lei doppiare qualcos'altro di fuori di Lisa Simpson, perché effettivamente ha fatto tantissime altre cose al di fuori di Lisa. In realtà volevo fare questo video non solo per indicarvi quattro doppiatori che mi piacciono, un po' sì perché mi piace parlare delle cose che a me piacciono, quindi farmi conoscere un pochino meglio, però in realtà volevo dire una cosa molto importante, esprimere il mio pensiero sul doppiaggio. Molte persone in Italia non apprezzano molto il doppiaggio, non capisco perché. Io sono pro al 50% al film o la serie TV in lingua originale e 50% al doppiaggio, italiano. E perché? Allora, in realtà seguire una serie TV in lingua originale diciamo che rende di più, forse per questo, non lo so. A me piace sentire le voci degli attori in lingua originale, diciamo che sì, può rendere di più magari ciò che l'attore voleva esprimere in quel momento. E questo lo capisco, le persone che dicono questo, che hanno questa scusa per non guardare quel film o quella serie TV in italiano. Però secondo me anche i doppiatori sono degli attori, perché se non sanno recitare non possono neanche doppiare. Quindi vedere un film o una serie TV in italiano si può vedere sia quello che vuole dare l'attore, perché comunque non è che c'è il doppiatore che recita, c'è sempre l'attore. Però tramite il doppiatore possiamo vedere non solo ciò che esprime l'attore, ma anche ciò che vuole esprimere il doppiatore attraverso il suo lavoro. Quindi mi piace anche sotto questo aspetto, che poi secondo me non tutti i doppiatori fanno cagare al cazzo, non solo in Italia ma anche all'estero, però in questo caso diciamo che non tutti i doppiatori italiani fanno schifo come molti dicono, però ci sono dei doppiatori molto validi, così come gli attori, ci sono attori che fanno cagare al cazzo e attori bravissimi. Secondo me, cari ragazzi, voi che vedete solamente cose in lingua originale, provate. Anche se vedete tipo, non so, 10 minuti, 4 ore, ma anche di meno, anche 5 minuti, qualcosa in italiano, e vi rendete conto che magari potete vedere due persone, due messaggi diversi. Come dicevo prima, ciò che scrive un attore, ciò che scrive un attore. E niente, in realtà volevo dire soltanto questo, e spero che questo video vi sia piaciuto, e in questo caso lasciate un like e lasciate un commento per dirmi cosa pensate su questo argomento, chi sono i vostri doppiatori preferiti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!